Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti, benvenuti su questa importante diretta di Storie d'Abruzzo. Siamo con Florenzo Coletti, l'avvocato Florenzo Coletti. Florenzo, benvenuto, chiaramente. Grazie, ben trovato. Florenzo, che è il difensore dell'indagato Federico Pecorale per quel che concerne i noti fatti recenti in quel di Pescara. Io vorrei cominciare chiaramente questa diretta intanto porgendo la nostra più sentita vicinanza appunto alla vittima di questi fatti, perché è assolutamente giusto e doveroso. Nel frattempo ci ha raggiunto la nostra Olimpia Gervasio. Benvenuta Olimpia. Avvocato Coletti e buonasera Giovanni. Buonasera, piacere, buonasera. Piacere anche mio, avvocato. Ed eccoci qui. Florenzo, allora, chiaramente partendo dal presupposto che siamo in una fase molto, come dire, assolutamente preliminare, no? Di quello che è poi l'iter giudiziario, io vorrei incominciare questa chiacchierata con te semplicemente facendoci raccontare da te quelli che sono stati, a quanto appunto tu ne sappia, i fatti di questo evento. Ma allora, i fatti di questo evento sostanzialmente sono quelli che io al momento ho appreso sostanzialmente dalla stampa, da alcune indiscrezioni di polizia e quant'altro, perché in realtà io non ho avuto ancora modo e la possibilità di poter parlare con Federico, in quanto domani è fissata l'udienza convalida dell'arresto, e quindi io prima di domani non riesco a parlare con lui, non mi è possibile. Quindi sicuramente domani avrò anch'io le idee più chiare di quello che effettivamente è successo direttamente da quello che poi mi andrà a raccontare Federico. Sostanzialmente per quello che è di mia conoscenza e in base a quello che poi è emerso da quello, ecco, diciamo dal vocio, perché in realtà io lo posso definire soltanto così, è che Federico abbia dimostrato, si sia lamentato di questi arrosticini che non arrivavano, che erano freddi, questa cosa non si capisce, sia entrato nel locale, abbia preso a pugni il ragazzo, il cuoco, e poi gli abbia sparato. Sostanzialmente questo è quello che emerge anche dal capo di imputazione. Il capo di imputazione che ho qui davanti, poi sostanzialmente va, e questo è evidente, va a qualificare come il fatto aggravato dai futili motivi. È evidente che una situazione del genere oggettivamente sono dei futili motivi, ma in realtà la realtà fattuale è questo. Quello che ci si pone, che io mi pongo, ma penso che tutti quanti si pongono, è perché sia successo questo, perché un fatto assolutamente inspiegabile, cioè testimoni della vicenda che qualcuno ha avuto modo di sentire, raccontano che Federico stava seduto. A un certo punto si alza, entra nel locale e spara. E qualcuno ha ipotizzato, ma anche la stessa questura, probabilmente all'inizio, ipotizzava che fosse un regolamento di conti, ma in realtà è abbastanza stupida come ricostruzione, cioè nel senso un regolamento di conti da una persona a volto scoperto, in pieno giorno, in un locale pienissimo, in una piazza pienissima, sinceramente il peggior dilettante di questo mondo non avrebbe fatto un errore del genere. Quindi sicuramente è qualcosa di ben diverso. Il diverso, secondo me, sulla base di elementi che adesso sto acquisendo, è un problema di natura psichiatrica di Federico. Perché Federico, e questo di fatto me lo confermano dei documenti che io ho ricevuto dalla Svizzera, dalla famiglia di Federico, Federico è per il Servizio Sanitario Svizzero un invalido civile, con una gravità, anche con una forma di invalidità abbastanza grave, natura psichiatrica, psicologica barra psichiatrica. E il problema è proprio questo. Se la...
Sento male. L'avvocato Coletti, mi perdona. Sì. Sì, mi sente? Adesso sì, adesso sì. Sì, mi perdoni se la interrompo. Quindi ad oggi possiamo, cioè, può tracciare un profilo psicologico del presunto aggressore? Ha degli elementi, diciamo, concreti, validi, che possano andare già a tracciare un profilo? Ma profilo di Federico un po', io Federico lo conosco da un po' di anni, e in realtà un profilo psicologico sinceramente non si va a incastrare con quello che è successo, nel senso, ne parlavo anche con Giovanni prima dell'inizio della trasmissione, cioè una persona che apparentemente tranquilla, senza precedenti penali, persona molto tranquilla, mai creato problemi a nessuno, improvvisamente folgorato da qualcosa, da qualcuno, si alza dal tavolo del ristorante, entra, spara. Io sono appassionato di fantascienza, in qualche romanzo di fantascienza questo succede, ma succede non pensavo che non succedesse nella realtà, ma in realtà è successo. Certamente. Il problema è questo, dove sta la spiegazione? La spiegazione, secondo me, sta proprio in qualche problema di natura psicologica, psichiatrica, qualche elemento esterno. Magari io ho ipotizzato il fatto che stava mangiando fuori, era una giornata molto calda, qualcuno dice aveva bevuto un bicchiere di vino, ma un bicchiere, e magari ha innestato qualche reazione strana, qualcosa, perché altrimenti non si capisce. Ecco perché, Lorenzo, sì, ti interrompo per renderti partecipe di una domanda che ci è appena arrivata, in cui appunto ci si chiede come, diciamo, partendo da questa premessa che hai fatto tu, di un possibile problema psicologico alla base, insomma, da dove possa essere uscita questa eventuale quest'arma, insomma. Ma l'arma è praticamente, ci stiamo facendo tutti questa domanda, me compreso, perché io, ma la stessa famiglia, nessuno ha mai pensato che Federico potesse avere quest'arma, e nessuno aveva mai visto un'arma. Stessa cosa la posso dire io. Ora, dove lui si sia procurato l'arma non lo sappiamo. Io, è una domanda che farò domani a lui. Penso che questa... Sì, avvocato, quello di quest'arma, sì. Quindi non si sa se è procurata all'estero, quindi in Svizzera, e poi portata in Italia, oppure no, ha trovato modo di procurarsela in Italia. Questo ancora non si sa. Questa è una domanda che ci facciamo tutti, non nemmeno io. Io penso che Federico mi possa dare una risposta a questo fatto. Io, scusatemi un secondo, se possibile tolgo il collegamento perché si sta spegnendo il portatile. Un attimo, se posso uscire, rientro fra 30 secondi. Certamente. Ok, un attimo. Sì, va bene, l'aspettiamo. Aspettiamo Florenzo. Beh, insomma, chiaramente fatti sui quali, insomma, diventa scivoloso dire qualsiasi parola, no? Aspettiamo ovviamente che ci siano magari più elementi presenti per poter poi discutere. Magari aspettiamo anche qualche domanda da parte di qualcuno che magari si è collegato, che ha delle curiosità. Ma sai, poi io, insomma, quello che volevo chiedere principalmente oggi a Florenzo, anche perché ho saputo che lui, insomma, mi ha raccontato che lui stesso ha avuto dei momenti non piacevoli nell'arco delle ultime due giornate, da quando si è espresso pubblicamente circa la questione, è come un avvocato, no? Poi giustamente interpreta la sua professione davanti a una situazione del genere, dove insomma l'opinione pubblica è schierata, certo, per la gravità. Avremo del modo, appunto, di... Assolutamente, sì, sì, assolutamente. Vedo che sta per rientrare Florenzo, quindi insomma... Si sta ricollegando. Penso che... Florenzo, se sei... Eccomi qua. Ho cambiato stanza perché avevo problemi con il caricabatterie. Ok.
Florenzo, guarda, io ecco, ti pongo la domanda che stavo appunto discutendo con Olimpia. Io, come ci eravamo poi detti anche precedentemente, ti volevo chiedere più che altro come tu stai interpretando chiaramente con la tua professione un ruolo che è così delicato, no? Perché chiaramente c'è, è un fatto che ha avuto, insomma, che è saltato agli onori della cronaca, che è stato, come dire, ampiamente discusso. C'è un'opinione pubblica che chiaramente ha un'idea chiara. E poi ci sei tu che in questo momento, insomma, ricopri un ruolo professionale. Ti volevo chiedere appunto, un avvocato, no, davanti a una situazione del genere, che ragionamenti fa, come si pone? Ma allora, guarda, questa è una domanda che sono anni che mi sto ponendo, perché di situazioni abbastanza particolari me ne sono capitate nel corso degli anni. Ti rendi conto che io ho iniziato questa professione nel 95 e ormai sono tanti anni. Il problema sta adesso, fermo restando diciamo l'assunto che c'è un dovere sia costituzionale sia deontologico, c'è un dovere di assumere la difesa. Questa domanda me lo sta facendo anche mio figlio. Mio figlio proprio anche ieri sera mi diceva: "Papà, ma tu come fai a difendere una persona che è apparentemente indifendibile?" Io a chi ascolta dico la stessa risposta che ho dato a mio figlio ieri sera. Io dico questo, che il ruolo dell'avvocato in questo momento non è quello, e questo voglio in qualche modo rispondere anche a tante persone che in questo periodo, in questi giorni, sui vari social mi sta accusando di tutto. Ho letto di tutto, tanto che ho chiuso tutto, ho detto non ho più intenzione né di leggere né di ascoltare. Qualcuno mi ha paragonato a Federico, qualcuno mi augura anche lo stesso trattamento e quant'altro. Io dico questo, e do questa risposta a quello che ho dato a mio figlio. La figura dell'avvocato in questo momento non è quello di inventarsi l'inghippo di turno, il cavillo di turno per far uscire questa persona dal carcere. Il ruolo dell'avvocato in questo momento è quello anche di seguire questa persona. Guarda che anche il supporto morale serve, anche il supporto di sapere che dietro di te, che sei in carcere, che c'è una persona che ti sta pensando, ma anche semplicemente. Non dico soltanto di trovare il classico cavillo, ma semplicemente per aiutarti a superare questo momento. Perché io di detenuti ne ho conosciuti tanti nel corso della mia vita professionale. Sono entrato anche nelle sezioni delle carceri italiane, perché ho avuto un detenuto molto anziano. Che aveva avuto una vicenda tutta particolare e a quasi 80 anni è finito a carcere di Chieti e il direttore mi autorizzava addirittura a entrare in sezione dopo il colloquio per riportarlo in sezione per dirgli: "Guarda, che io ci sono." E questo è quello che secondo me l'avvocato in questo momento, per casi apparentemente disperati, deve fare. Il problema, sai, Avvocato Colletti, come appare ad oggi, anche emotivamente? Abbiamo notizia riguardo del suo stato emotivo? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Quello che l'unica cosa che sono riuscito a sapere è che quando è stato arrestato era tranquillo, tanto che probabilmente si aspettavano resistenze e tutto, ma era apparentemente tranquillo. Ora, come intendere questa apparenza? Io non lo so, perché due sono le cose. Nel non rendersi conto di quello che aveva fatto, o una freddezza talmente estrema di dire: "Ma io mi scrollo di dosso tutto quello che ho fatto, sono con la coscienza a posto." Io penso che parliamo della prima soluzione, della prima risposta, quello che probabilmente nemmeno lui si rende conto di quello che ha fatto e la gravità di quello che ha fatto. Ecco perché torniamo al discorso iniziale della
quello che poi andrò a chiedere alla perizia psichiatrica, quindi del problema di natura psichiatrico. Però questa questione non deve essere la soluzione della vicenda. Bene, perizia psichiatrica sta a posto. No, il fatto c'è. Però se Federico deve scontare una pena, ci sono delle forme alternative alla detenzione in carcere che possono essere delle strutture di supporto anche per recuperare l'aspetto proprio psicologico. Porto ad esempio, giusto se vi rubo anche 2 minuti ancora, io negli anni che furono ho avuto modo di assistere un ragazzo tossicodipendente accusato di violenza sessuale. Allora, naturalmente anche qui tutta una serie di risvolti, anche di natura proprio morale, no? Allora, a distanza di un lungo percorso passato attraverso delle strutture di recupero di questa persona, questo ragazzo attualmente è sposato, ha una famiglia, ha un figlio, fa il pittore e fa le esposizioni a livello nazionale. Quindi fa capire che quelle situazioni apparentemente senza soluzioni, se c'è dietro qualcuno che ti può guidare, in questo caso l'avvocato, il medico, lo psicologo, perché non è una questione che posso fare solo io, bisogna fare in equipe, si può arrivare a una recupero di un recupero di quella persona. Quindi Io perdonami, volevo invece fare luce su un altro lato, insomma, su un altro aspetto di quello che è il tuo lavoro in questo momento. Ti volevo chiedere se hai avuto contatti con la famiglia di Jalfri Guzman, insomma, la vittima di questa vicenda, insomma, con l'altra parte anche a livello legale. E poi chiaramente volevo ribadire che i nostri microfoni sono aperti anche per ascoltare, insomma, la parte della vittima. Però ecco, questo assolutamente. soprattutto con te volevo ecco, avere un pochettino di rapporto umano, no? Magari, non lo so, davanti a questa situazione. Ma allora, guarda, io non ho avuto modo di sentire la famiglia, anche se poi questa mattina io tramite, e lo faccio anche adesso tramite questo strumento, ho espresso la vicinanza mia e anche della famiglia di Federico a queste persone, a questa famiglia. Teniamo conto di questo, che in realtà in questo momento sono due famiglie distrutte, quella del ragazzo di Federico e quello del ragazzo che ha subito questa forma di violenza. Sono due famiglie in mezzo a una strada. E quindi il discorso che dicevo proprio stamattina a qualche altro tuo collega, il discorso è che il tutto deve essere riumanizzato, perché in questo momento è facile parlare di bestia, la bestia, la bestia, la bestia, ma in realtà bisogna riumanizzare le posizioni, bisogna riumanizzare le situazioni. Quindi anche in questa sede, tramite questo mezzo, esprimo la solidarietà alla famiglia di questo ragazzo. Io non ho avuto modo di sentire nessuno perché nessuno mi ha contattato, ma se qualcuno mi contatta sono a disposizione. Assolutamente. E io approfitto ecco, per farti un'altra domanda con cui poi io chiuderei. Non so se poi ti vuole chiedere qualcosa, Olimpia. Però ti volevo chiedere, visto che chiaramente sei un avvocato che si occupa di penale, e vivi anche tu a Pescara, suppongo, no? Tra Pescara e Chieti, insomma, però sicuramente mastichi, ecco, l'ambiente di Pescara. Ci sono state chiaramente diverse polemiche anche a livello politico. Ti volevo chiedere se reputi in questo momento Pescara una città sicura. Allora, io sì, questo entriamo in un discorso molto complesso, molte polemiche. Io non voglio entrare assolutamente nelle questioni polemiche, perché non sono questioni politiche che non mi riguardano in questo momento. Secondo me il fatto non cambia il livello di sicurezza della città, perché, ripeto, non è una questione legata a una situazione delinquenziale di base. Cioè, Federico si è trovato a Pescara, ma poteva succedere a Chieti piuttosto che a Roma, piuttosto che in Svizzera. Non credo che questo evento abbia cambiato il livello di sicurezza.
probabilmente ha fatto prendere atto che c'è un forte, cioè il livello di sicurezza di Pescara è molto elevato perché in pochissimo tempo, tramite sia la questura, sia la polizia, i carabinieri, sia il comando di polizia locale, hanno attivato tutta la rete che poi ha consentito di individuare questa persona. Questo è anche importante perché, soprattutto in zona centro, dove sto anch'io, è un modo per dire potete stare tranquilli. Ma ripeto, questa vicenda non modifica il livello di sicurezza della città, perché poteva succedere in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. Quindi non è colpa sua. Esatto. Perché, ripeto, Federico si trovava a Pescara, ma poteva trovarsi anche in Svizzera, in un ristorante svizzero e avere lo stesso problema. Quindi lei ovviamente non identifica, diciamo, l'atto di Federico come un atto criminale. No, assolutamente no. È una situazione casuale e deriva da una situazione soggettiva di Federico, perché Federico non c'è una, perché qualcuno ha anche ipotizzato che potessero esserci dei legami strani, ma non credo, lo escludo, ma penso che domani, dopo che parlerò con Federico, avrò l'idea chiara ancora anch'io di più, ho idee più chiare. Certamente. Peraltro, Federico. Scusami Giovanni, sarebbe magari opportuno dopo la chiacchierata con Federico ritrovarci per avere un confronto, quindi un rinnovo delle notizie, poi ovviamente anche da divulgare ai cittadini di Pescara, visto che un po' tutti sono rimasti sconvolti da quanto è accaduto. Sì, allora Olimpia, io dicevo prima a Giovanni, io domani pomeriggio, dopo l'udienza che si terrà domani in tarda mattinata, volevo fare un incontro con la stampa, qui da me in studio, per dare comunque delle informazioni, mettermi a disposizione, della stampa per dare comunque un'informazione univoca, perché alla fine si rischia di dare delle informazioni spezzettate perché magari ti chiama il giornalista che ti conosce di più, quello che ti conosce di meno. Almeno facendo, volevo fare una conferenza stampa proprio per rendere noto a tutti sia il risultato dell'esito dell'udienza di domani, ma semplicemente anche per chiacchierare su cosa è successo, su cosa Federico pensa. Se poi naturalmente riterrà di rispondere, poi questo è un altro elemento che vedrò domani, perché potrebbe anche dire io non intendo rispondere, a questo punto non è che cambierà tanto, però almeno avrò modo di parlarci e capire bene cosa è successo, almeno da quello che lui mi vorrà dire. Perfetto. Lorenzo, io chiaramente ti ringrazio per la tua disponibilità e Grazie a te. rinnovo chiaramente ancora una volta i nostri migliori auguri per una guarigione, ecco, più totale e più pronta possibile alla vittima di questo evento. E ancora una volta chiaramente ribadisco che i nostri microfoni sono aperti a chiunque, ecco, voglia intervenire, sia da una parte che dall'altra di questo Assolutamente. evento di cronaca. Però ecco, in particolare grazie Florenzo per la tua disponibilità, perché so che insomma è un periodo che anche per te è abbastanza, insomma, pieno e Bene, stressante. è stato un piacere questi incontrarvi, un piacere rivedere Giovanni che già ci conosciamo, ma è un piacere conoscere Olimpia e a presto. Piacere anche mio. Grazie mille, buonasera. Grazie. Buonasera. Grazie, grazie. Ciao, grazie, ciao. Grazie chiaramente, dicevo, anche a tutti quelli che ci hanno seguito e grazie a Olimpia che, insomma, è come sempre precisissima. Grazie a te Giovanni, un saluto a tutti.